Allora, il piatto di oggi è una novità, una sorpresa. Dal banco surgelati, dal banco surgelati, ho trovato questo bel misto bosco alla veneta, funghi già puliti. E qui nella foto puramente indicativa li fanno con le tagliatelle. Io non ho le tagliatelle, ma ho queste belle trofie e ci farò queste trofie. Dal bosco a voi, solo noi, i roscilli, siamo in grado di fare questa cosa. Dietro la confezione, brevemente come potete prepararlo, in quattro semplici mosse che poi adesso vedremo. Poi io aggiungerò un po' di mio, un tocco così di fantasia, che ho già un po' in mente cosa aggiungerò. Tu sarai della partita con noi? Cosa dici di questi funghi e asparagi? Sono di tuo gradimento? Facciamo un po'. Facciamo un po' sbruciacchiare l'aglio, non tanto, ma a me perché piace molto il sapore dell'aglio. Aggiungiamo velocemente il preparato così com'è congelato, come dice nella confezione. Mettiamo un bel coperchio e abbassiamo la fiamma e lasciamo sciogliere così. Qua l'odore dell'aglio pervade tutta la cucina, così come piace a me. Ancora il composto è abbastanza duretto, ma noi non ci scoraggiamo. Aggiungiamo del peperoncino, che piace. Mettiamo anche un pochino di sale. Abbiamo già messo un goccio di vino. L'odore è più che buono. Poi quello che io volevo aggiungere, che ne parlano molto bene in televisione, è questo curry, curcuma. Darò un tocco di giallo al piatto. Lo ricopriamo, lo mettiamo sempre basso come fuoco e andiamo avanti. Frattempo l'acqua l'abbiamo acceso, ecco che comincia a prendere il suo aspetto finale. Noi facciamo una cosa, facciamo un patto: se è buono lo mettiamo su YouTube, se non è buono naturalmente non ce lo mettiamo, quindi se lo vedrete poi, se lo vedrete, vuol dire che è buono, è venuto bene, come io sono già sicuro che sia così, perché l'odore dell'aglio che a me piace, del vino che si è sfumato, eccetera, è veramente buono. Fidatevi. Ecco che abbiamo recuperato l'aglio. Io non lo faccio bruciare tanto, è solo per dare quel. E qui abbiamo dei bei pezzettoni di funghi e degli asparagi. Il prodotto si è già ben sciolto, diciamo, e il sughetto è praticamente pronto. Abbiamo messo del peperoncino, come ripeto, e del curry o curry, che dicono sia un potente antiossidante.
che fa molto bene a rigenerare la cellula, quindi usatelo, anche perché dà quel colore giallino, non costa tanto ed ha anche un buon sapore, un buon odore, un buon sapore. Una bella zuppetta con questa ciabattina e cereali sarebbe l'ideale, però adesso diciamo lasciamo andare al minimo. Io intanto mi vado a leggere il giornale e tra 10 minuti, cosa vi dicevo? Stavo leggendo il giornale del curry, curcumina, è un potente antiossidante, antinfiammatorio, agisce anche sulle giunture articolari, favorisce le naturali difese dell'organismo, insomma è proprio una bella spezia e io la uso spesso. Ed eccoci qua in dirittura d'arrivo, tra poco uniremo la pasta, sta bollendo, è quasi arrivata, il sughetto è pronto, è lì che riposa, bello placido, tra poco li uniremo insieme in un matrimonio che si preannuncia molto ben azzeccato. Ed eccoci alle battute finali, aggiungiamo del prezzemolo tritato e facciamo adesso andare un minutino a fuoco altino nel condimento, di modo che si incorpora ben bene. L'odore è stupendo e sicuramente lo sarà anche il sapore. Facciamo asciugare l'acqua del fungo e gliela facciamo assorbire alla pasta. Già abbastanza cremoso. Ed eccolo il piatto impiattato, come si dice. Buonissimo l'odore, i colori. Un buon appetito a tutti voi.